Il santuario della Madonna delle Grazie a Sasso è un antico luogo di culto, è stato probabilmente sede di riti agrari fin dall'età romana e a partire dall'Ottocento si registra la presenza di un tabernacolo dedicato alla Madonna, che la tradizione vuole sia stato costruito da eremiti provenienti dall'Irlanda che si erano stanziati qui nella valle dal ritorno dai loro pellegrinaggi verso Roma. Alla fine del 1400, presso questo tabernacolo, la Madonna è apparsa a due giovani pastorelle che erano salite al tabernacolo per pregare per il loro babbo moribondo, e in seguito a questa apparizione iniziò la costruzione dell'edificio che oggi ci accoglie. È stato costruito dai popoli di queste vallate, governato e amministrato da un'opera formata dai rappresentanti dei popoli, è riconosciuta già a partire dall'inizio del 1500 da Papa Giulio II, che tutt'oggi amministra e governa il santuario, e ospite presso il santuario la comunità dei figli di Dio che ne cura l'accoglienza e la spiritualità. Ecco, il santuario di questi popoli è costruito e animato dai popoli di queste vallate, oggi in un clima diverso, comunque meta di pellegrini che provengono un po' da tutte le parti, anche dall'estero.